Motown. Yeah.
Come ogni giovedì alle 20 ci ritroviamo su RKO per Motown, l'appuntamento con la Black Music senza confini di spazio e di tempo. Io sono Vito Santamato e quello che abbiamo appena ascoltato era The Pen and the Ink, pezzo estratto da A Peaceful Place, album di Pippo D'Ambrosio su etichetta Ama Records, che continua a sfornare dischi molto piacevoli. Una produzione made in Puglia, un viaggio alla ricerca della pace universale ma anche di una pace interiore, nel quale sono coinvolti tanti musicisti, tra i quali, oltre allo stesso Pippo D'Ambrosio alla batteria, ci sono Donatella Montinaro e Serena Fortebraccio alle voci, Alberto Parmigiani alla chitarra, Francesco Romangino al sax, Tuppi e giradischi e tanti altri. Un disco che merita sicuramente un ascolto attento. Manteniamo un'atmosfera soft and cool e facciamoci riscaldare dalla voce di Emma Donovan, con la quale parte ufficialmente il quarto episodio di Motown. Thank you.
I know.
morning vista. I hear your gentle whisper. For a moment all my troubles fade away. All along, days keep rolling on and on. See the light blinding me to all that I've become. Let it go, in the sky the eyes are closed. Feel the night guide me to a place where
quattro pezzi che rappresentano quattro modi di esprimere il proprio soul in maniera diversa. Abbiamo iniziato con Emma Donovan e The Putbacks from Melbourne, Australia, con Crossover, pezzo che dà il titolo all'album in uscita proprio in questi giorni. Un tributo al soul classico, ad esempio della Stax o dell'Atlantic, ma anche alla musica di protesta degli indigeni australiani, nel quale la voce calda di Emma Donovan si fonde alla perfezione con le ritmiche disegnate dai Putbacks. Li avevamo già conosciuti con l'LP Dawn, uscito nel 2014, e finalmente possiamo riascoltarli con questo crossover. Subito dopo ci siamo spostati negli Stati Uniti per apprezzare il particolare falsetto di Aaron Fraser, che probabilmente avete conosciuto come musicista e corista di Duran Jones and Indications, al suo debutto discografico come solista con Introducing, album prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys, che sarà disponibile da gennaio. Il pezzo che abbiamo ascoltato però non fa parte del disco in uscita, ma è il lato B del 45 giri My God is a Telephone, intitolato Live On. Siamo ritornati nuovamente in Australia, ma a Sydney questa volta, con il collettivo Funk Soul dei Regime, che abbiamo scoperto grazie a questo 7 pollici Never Gonna Stop su etichette Zifo Soul, label inglese particolarmente attiva da un paio d'anni, che si sta sempre più specializzando in nuove proposte prevalentemente soul, come dice il nome stesso dell'etichetta. Infine, altro debutto discografico con Sami e la sua Spaced Out Summer Tours and Back Again, un funk spaziale che possiamo ascoltare insieme ad altri tre brani inseriti nell'EP di questa nuova artista da tenere d'occhio, che si intitola Figuring It Out. Ma adesso è arrivato il momento di andare su Dance Floor con tre pezzi, uno più travolgente dell'altro. We'll be right back.
Motown. People all over the world. People all over the world. Your Klingons in the fucking house. Grab your back street friend and get loud. Check, 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 check. Check it out. What the what what's it all about? What the what we're working out. Let's turn this motherfucking party out. Black dudes will own a whore. What do you want you never seen before? Slide in the glazes. Like no beat in the foot. Like a bracing with the basil. Not goofy like Darren, I hate so. I'm a motherfucking naked knife with practice me running that you know. Oh, with that, I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So believe when they say I'm no better than you, except when I rap, so I guess it ain't true. Like that troll and you just don't stop, guaranteed to make your body raw. Check, 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 check it out. What's it all about? What we're working out. Let's turn this motherfucking party out. I'm a man that's on a mission. Said son, you better listen. Stuck in your ass is an electrician. Like a scientist, when I'm applying this method of controlling my mind, like inside a rapid to comply. Now hey baby mama, now what to do? I didn't know you go for that mess up here. So call it Salucci, some of my potato. I stole your mic but you won't see it later. Cause I work magic like a magician show. I add up the mess. You can make it happen if you put your mind to it. You can make it happen today. You can
can make it happen if you put your mind to it. Come on, kick that. Yo, Taboo, kick that. Come on, kick that. Yo, Taboo, kick that. Come on, kick that. Yo, Taboo, kick that. Come on, kick that. Hit the dance floor, what you came here for. Make it happen, gonna make it happen. 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 Sono riuscito a vedervi, ma probabilmente avete ballato questa sequenza che è stata aperta da Love is the Message, pezzo storico degli MFSB, super band della Philadelphia International Sound, tra le etichette responsabili della creazione del Philly Sound, quel sole, quella disco caratterizzate da sontuosi arrangiamenti orchestrali. Il nome della band, nella sua versione ufficiale, è l'acronimo di Mother Father Sister Brother. Ma l'idea iniziale era molto diversa, infatti MFSB stava a significare Motherfucking Son of a Bitch. La versione che abbiamo ascoltato di Love is the Message, che tra l'altro è noto per essere diventato il tema portante di Soul Train, la trasmissione cult statunitense nella quale gli artisti si esibivano tra ballerini scatenati, non è quella originale del 1973, ma è un re-edit del DJ americano Danny Cribbit. In seconda battuta un originale mashup tra un altro pezzo dei Mother, Father, Sister, Brother, ovvero People All Over the World, anche questo super ballato, e un pezzo dei Beastie Boys, Check It Out. Il mashup è opera di Supa Soul. Infine una produzione nuovissima, la Grosta Nostra featuring Ventura con Make It Happen su etichetta Funk Night. Siete pronti per una nuova sequenza senza interruzioni? Benissimo, ripartiamo con un sorprendente Bruno Lauzi. I wanna one, I wanna two, I wanna tip a dip a dip, I wanna one, I wanna two, I wanna tip a dip a dip, meu coração vai.
faz din-din-din, dão-dão, din-din-din, dão-dão, diz que o amor é bom. Meu coração faz din-din-din, dão-dão, din-din-din, dão-dão, diz que o amor é bom. Lupita, no sé qué le pasa a Lupita, no sé qué le pasa a la niña, no sé qué es lo que quiere bailar, porque él baila su papá y dice su papá que no y dice su mamá que sí, que baila esa niña, sí, sí, que baila Lupita, sí, sí, y quiere bailar mambo, sí, 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 mambo, mambo. Che le passa Lupita? Non sé. Che le passa Luisa? Non sé. Che le passa la niña? Non sé. We'll be right back.
Motown. Chi avrebbe mai detto che avremmo ascoltato Bruno Lauzi a Motown? L'occasione ci è stata data dalla ripubblicazione di questo pezzo Bada Bada Ba su 45 giri dell'etichetta Four Flies, brano inserito nella colonna sonora del film Un posto ideale per uccidere, in inglese la traduzione era Oasis of Fear, pellicola del 1971 con una giovanissima Ornella Muti che nelle idee del regista Umberto Renzi tra i maggiori esponenti del genere poliziottesco con film quali Roma Mano Armata oppure Napoli Violenta, doveva essere una sorta di Easy Rider all'italiana, ma si trasformò per sua stessa missione, ma non solo per sua colpa, in un flop. Non era invece per niente un flop la colonna sonora, con questo travolgente pezzo di Bruno Lauzi e Edda Dell'Orso, anche lì cantante che ha partecipato a tantissime colonne sonore, apprezzata soprattutto per i lavori con Ennio Morricone. Dall'Italia siamo passati al Brasile con la cantante, attrice e ballerina Anissa Leoni con la sua Balumba, poi siamo rimasti in Sud America con Nestor Alvarez e la sua versione della Lupita, uno dei brani preferiti dei breaker di tutto il mondo, e abbiamo chiuso questa breve ma scatenata sequenza con i Bongolian, altro progetto nato dalla mente di Nasir Bouzida, il frontman dei Big Boss Man, gruppo che si è fatto conoscere soprattutto per l'utilizzo dell'Hammond nei suoi pezzi. Dall'album Harlem Hip Shake dei Bongolian, appunto uscito da pochissimo, vi ha proposto East Side Rumble. Siamo in chiusura anche oggi, vi ricordo l'appuntamento la prossima settimana, ovviamente giovedì alle 20 su RKO con un nuovo episodio di Motown, e se volete scriverci, come al solito, utilizzate i nostri canali social Facebook e Instagram. Come ultimo pezzo ho scelto un super classico per salutarci, ovvero Be Thankful for What You Got, ma non nella versione originale di William DeVaughan, ma in quella di Jay Felix su etichetta Truth Outs. A giovedì prossimo, buona serata da Vito Santamato.
Motown.